giorno di Focus. Ma quale Fabio Fazio? Ma quale Jalappas? Ma quale Pomeriggio 5? Il grande ritorno è questo, mezzogiorno di Focus. Ma non avevamo detto l'ultima puntata non si farà più? Cioè. Ma noi siamo come l'araba fenice, rinasciamo dalle nostre stesse cene. Anzi, questa volta i poteri forti ci hanno voluto. Quelli con la Y, poteri forti con la Y. Il nostro Massa Alberici oggi ci dirà in quali televisioni andrà in onda in contemporanea. Sì, sulle televisioni di tutto il gruppo. Quindi non soltanto su Icaro TV. Quale gruppo? No, il nostro gruppo Icaro. Quindi come Fazio andiamo in simulcast. Esatto, oggi registriamo dallo studio 57 di Rimini. Ok. È bello che ne abbiamo 50. Gli altri 56 sono tutti uguali a questo. Esatto. Uguali, sì. Come gli universi paralleli. È un franchising. O come i vestiti di Paperino. Bentornati quindi a Mezzogiorno di Focus, l'appuntamento di Icaro TV che vi porta all'interno della scienza, cioè, ma anche delle emozioni, delle curiosità, della psicologia. Quante cose. È una trasmissione che vi prende per mano. Ah, addirittura ci avesse preso da un'altra parte. Sono un ragazzo problematico. Questa dobbiamo cancellarla. Dobbiamo cancellarla. Allora, una cosa che non è da cancellare, invece, è la prima rubrica di oggi. La prima rubrica di oggi, perché ce l'avete chiesto in tantissimi. Quanti? Tantissimi. Io non potevo più vivere senza. E quindi ritorna a furore di popolo la nostra rubrica dedicata agli SMS, che si chiama Mamma sta scrivendo. Oh yeah. Mamma sta scrivendo messaggi, oh mamma cosa scrivi, oh mamma. I vocali please no anche in questa nuova stagione. Allora, in questo nuovo appuntamento di Mamma sta scrivendo, perché questa nuova stagione abbiamo aggiunto anche qualche messaggio non soltanto familiare ma anche tra professore studente. Cioè, perché non ci sono le chat, non compromettete, ma ci sono anche delle chat, no, in cui i professori, quando andavamo a scuola noi non era possibile, non c'erano i cellulari, non c'erano i professori, ma adesso ci sono anche questi messaggi, per cui andiamo subito con il primo SMS, messaggio insomma di oggi. Qui siamo in famiglia. Ciao ma, ciao, che succede? Oggi ho un esame, hai studiato? Sì. Senti, se non lo passi dimenticati che sono tua madre. Poi, qualche ora dopo, non mi hai fatto sapere più niente, com'è andato l'esame? Chi sei? Forse non è andata benissimo. Ho capito com'è andata. Male. Non è andata benissimo. Senti, io non voglio più badare al tuo gatto. Quando vieni a riprendertelo? Ho appena finito il trasloco, ma dai, qualche giorno. Ma perché poi si vede la foto di questo gatto un po' inquietante? Mi sono svegliata e mi stava guardando così. Esci immediatamente da lì, quello non è il mio gatto. Infatti effettivamente questo gatto, quindi ci sono delle cose paranormali. Poi il gatto ha girato la testa a 360 gradi. Poi ci sono delle cose un po' più normali. Ma ordiniamo le pizze. Ma perché ti avevo detto di iniziare a impanare la carne, che io porto il resto? Mi sono distratta un attimo e quel zzzz del gatto ha usato il pad grattato come lettiera. Infatti si vede che il gatto, però gli ha dato fatto sapore, gli ha dato anche conferma. Io non le mangerei quelle polpette lì. Avanti ancora con questa mi piace. Mamma che scrive, come si chiama quel cantante che dice Shandapal in ogni canzone? Shandapal, ovviamente. Però almeno, cioè, la mia mamma non sarebbe in grado di. Io però devo essere sincero, non ho capito a chi ci stiamo riferendo. A Shandapal. Quel cantante che dice Shandapal. Sappiamo che ci sarebbe. Perché Baby K era troppo semplice. Shandapal è un po' più complicato. Andiamo avanti ancora con, guarda, su un'arancia che ho comprato stamattina dal fruttivendolo c'è una stella disegnata, si vede appunto sta foto. Mamma, cosa c'è? Devi tornare subito da quel fruttivendolo e comprarne altre 6. Come? Adesso non c'è tempo per le domande. Corri, questa la capiscono soltanto gli amanti di un famoso anime e cartone animato, manga, che è Dragon Ball, perché effettivamente quell'arancia con la stella sembra proprio una delle 7 sfere del drago. E quando le hai tutte 7? Puoi esprimere un grande desiderio. Giusto spiegarlo. A chi non lo conosce. Poi chiudiamo, credo che sia l'ultima. Ce n'è un'altra. Allora, qui voi giocate a padel? No, mi sono dato. Questi annunci vari. Buongiorno, ho ordinato una racchetta Babolat sul vostro sito, che è una famosa marca di racchette. Sì. Non è mai arrivata. E gli chiedono: salve, potrebbe mandarmi una foto, un video che dimostra che non ricevo una racchetta? Effettivamente. Vabbè, tipo che impugna il nulla, giustamente. In effetti, come fai a dimostrare che la roba non è arrivata? E quindi lui impugna il nulla, ovviamente. Beh, devo dire che è una certa inventiva. E qua siamo invece alla novità di questa stagione. Sì, prof.
Prof, quanto ho preso? Non riesco a accedere al registro. 5,5, devi rifare l'interrogazione. No, ma sta scherzando. Rettifico, hai preso 8 più. Pensavo che eri il prossimo. E lui dice, no, pensavo che fossi. I fossi, saltali, che altrimenti ci cadi dentro con tutto il tuo peso. Si offendono questo così? Il professore che si attacca in aumento. Magari era un prof di matematica, ci sta che non sapesse anche... Beh, no, voglio dire, l'italiano... Però l'italiano dovrebbe essere di base. Era un prof di ginnastica. Vabbè. Uguale. Madre, già mangiato? No, perché nessuno ha preparato niente. I cani, dicevo, hanno mangiato. Ah, loro sì. Questo è importante. Loro non possono cucinare. Voi sì, avete le mani. Giusto. Bisogna crescere. Cattiveria proprio. E vabbè. E con questa abbiamo finito questa piccola rubrica di mamma sta scrivendo. Sta scrivendo. Oh yeah. Mamma sta scrivendo. Mamma cosa scrivi? Oh mamma. Cosa scrivi, mamma? I vocali, please no. Ricordiamo che queste sigle sono tutte opera dell'intelligenza artificiale. Intelligenza Grazie, artificiale Inti. Che sarà nostra ospite nella prossima puntata. Addirittura. Sì, molto l'avremo bene. In studio. Ah, sì, proprio lei? Sì. Intelligenza. Potete chiamarla IA o AI. Ok. IA o AI. Artifinti. Cioè, artificiale. Sempre a grande richiesta, tornano anche le pillole di curiosità. Se l'avevamo capita, L'avevamo capita. Ma pensavo di dover fare. No, no, l'avevamo capita. Le nostre no, pillole... mi faccio il... No, se non mi fa parlare. Quello che traduce il linguaggio. Vabbè, ma la prima puntata è un po' ma così. Ma sì, dai, un minimo di... Il bello della diretta. Di anarchia. Le nostre pillole di curiosità quest'oggi ci portano nel regno animale, ma con una storia... Carsuzze. A cavallo... A carsuzze. Siamo nel regno animale. E... Tra il mondo animale e quello politico. Oh, addirittura. Già, già. Quello della politica non è un ambiente semplice e come spesso si dice ci vuole pelo sullo stomaco. Sarà per questo che qualche tempo fa una scimmia ha rischiato veramente di farne parte. Correva l'anno 1988, quando nelle elezioni per il sindaco di Rio de Janeiro, in Brasile, Macaco Tiao raccolse ben 400.000 preferenze alle urne. Un numero che gli avrebbe permesso di sbarcare in consiglio comunale. Lo scimpanzé, dal carattere piuttosto fumantino, qualche tempo prima del voto si era distinto per aver lanciato le sue feci addosso al primo cittadino di Rio, che era in visita allo zoo. Una coppia di comici decise così di invitare provocatoriamente la popolazione a votare per Macaco Tiao e in tanti raccolsero l'invito scrivendo il suo nome. Ovviamente le 400.000 schede, che gli sarebbero valse il terzo posto tra 12 candidati, furono annullate, ma questo non gli impedisce di essere tuttora nel Guinness World Record come la scimmia più votata al mondo. Di Tiao, morto a 33 anni nel 1996, resta una statua di bronzo, collocata nel giardino zoologico dove ha passato la sua vita. Una scimmia che sicuramente resterà nella storia. Non era proprio bella quella statua. No, la statua la potevano fare più bella, però. Però è così che comincia il pianeta delle scimmie. Non fare la statua della scimmia? Io ho cercato documenti, libri, ricerche online e non solo. Sono un macaco io nella biblioteca ufficiale. Ma è la scimmia più votata, no? Secondo me. Sì. Ci sono state altre scimmie votate nelle elezioni. No, chi lo sa? Sì, a me ne viene in mente qualcuno del nostro panorama politico. Non è, nostro del mondo, intende. Certo, mondiale. Certo. Ma non è che comunque la prima volta che un animale diventa senatore, no? Lei parla del cavallo. Esatto, no? Ma sono episodi di un'altra epoca. Adesso pensavo che fossero traduzioni di latino sbagliate. Adesso lasciamo spazio a, certo, a un ragazzo problematico. Sì. A un ragazzo problematico. Sono un ragazzo problematico. Mm. Esatto, un ragazzo problematico che oggi vi parla di intelligenza artificiale. Vede, oggi è un tema ricorrente. Perché mi sono chiesto... Grazie, questo lo apprezzo tantissimo. C'è anche il contrario, Ok, questo magari quando ho finito. Ah, ok, guarda. Rifacciamo. Mi sono chiesto, l'intelligenza artificiale, no, che ci fa così tanta paura, molti dicono ci ruberà il lavoro, farà le nostre cose, esatto, proprio con queste espressioni, no, di preoccupato, esatto, di paura. Ma se invece noi la usassimo per fare cose più sciocchine e divertirci? Ovvio. Tipo delle sigle? No, cioè anche, come fa il nostro bravissimo Max Alberici, io invece ho chiesto all'intelligenza artificiale altre cose. Okay. Due in particolare. Okay. Che si possono dire. Che comunque si possono dire. La prima è, gli ho chiesto una barzelletta, sì, che vi voglio leggere. Beh, sarà sicuramente molto bella. La prima va interpretata la barzelletta, quindi... Certo. Un uomo entra in un bar e chiede al barista: mi dia una birra, per favore, e una per il mio cavallo.
Il barista gli serve le due birre, l'uomo beve la sua, mentre il cavallo beve la sua birra. Dopo un po' l'uomo chiede un'altra birra per sé e una per il cavallo. Il barista gli serve le due birre, l'uomo beve la sua, mentre il cavallo beve la sua birra. Questo continua per un po', finché l'uomo chiede un'altra birra per sé e per il cavallo, e il barista gli dice: «Mi dispiace, signore, ma non posso servirle altre birre, è evidente che sta bevendo troppo». E l'uomo risponde: «Io? No, no, non sono io che sto bevendo troppo, è il cavallo che sta bevendo troppo». Ah. E infatti non fa ridere, sembra un po' quelle sul cucciolone. No, fa ridere. Ma io ho chiesto un'altra cosa all'intelligenza artificiale. Spiegartela. No, no, sì, ci ho provato, ma l'ha fatto in modo che non... È sì, ancora perché, lì che cerchi di spiegare. Perché c'è il pulsantino, spiegami, non l'ho capita, ma non diceva niente di diverso. Ma invece adesso ho chiesto un'altra cosa che è riuscita un pochino meglio. Per cui ho bisogno anche della vostra partecipazione, in particolare del nostro Munaretto, sì, che è un beatbox particolarmente capace, anche un po' affermato. Esatto. E voi, se volete fare dei coretti, ah, va bene, o altre cose, vabbè, perché Paola è chiara. Cosa ho chiesto all'intelligenza artificiale? Ho chiesto: scrivimi una canzone sulla fisica quantistica come se l'avesse scritta J-Ax. Ok. Quindi dobbiamo partire. Vai, vai col ritmo che io canto. Vado col beat. Vai. Ehi ragazzi, oggi parliamo di fisica quantistica. Eh sì, non è facile, ma ci proviamo. J-Ax, prendi il microfono. Vai bella, vai bella. La fisica quantistica è un mondo strano dove le particelle sono sia onde che materia. Non è facile da capire, ma non ti preoccupare. J-Ax ti spiega tutto senza farti impazzire. Poi c'è il ritornello. Ah, devo continuare? Sì, sì. Fisica quantistica non è facile da capire, ma con J-Ax al tuo fianco puoi farcela anche tu. Fisica quantistica, un mondo tutto da scoprire, con J-Ax al tuo fianco non c'è niente che non può fare. Poi va, questo è il ritornello. C'è secondo anche, verso. Non c'è il fiatone, Come? Non c'ho il fiatone. Però. No, no, vai, vai, continua, continua. Le particelle subatomiche sono un mistero, non si sa mai dove si trovano davvero, ma grazie alla fisica quantistica possiamo capire come funzionano le cose a livello microscopico. E poi torna al ritornello, che non lo facciamo per questioni di tempo. E poi c'è il ponte tra i due ritornelli. La fisica quantistica è come un'onda che si muove nello spazio e ogni particella è come una pallina in una scatola. Non puoi sapere dove si trova esattamente, ma grazie alla fisica quantistica possiamo capire meglio. Bellissima, 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 bellissima. Se J-Ax ci sta seguendo, è più bella delle canzoni vere di J-Ax. Allora speriamo che non ci stia seguendo. No, però attenzione, perché se Mark D. Hammer, sì, famoso youtuber nonché musicista di J-Ax, sente questa roba qua, secondo me può farne una canzone perfetta. Può, diciamo, può ispirarsi anche lui all'intelligenza artificiale. Certo. Però bravo come rapper. Grazie. Ci ho messo tutta la mia passione. Il senso del ritmo, lei. Bravo. Grazie. Hai fatto una bella barra. Bene. Un ottimo flow. Grazie. Prego. Di là, fiato, come siamo messi? Una bella barra. Ho avuto un attimo di certezza. Non capivo bene il senso. Grazie comunque, grazie. Altro? Allora, se volete, che abbiamo un minuto, ho anche preso delle immagini. Ha preso delle immagini? Sì, che rimangono su questo tema, ovvero chiedere all'intelligenza artificiale cosine divertenti da assemblare. Sono tre immagini. Molto facciamo una sigla: cosine divertenti. Questa è qualcuno ha chiesto all'intelligenza artificiale come sarebbe una cabina di pilotaggio di un aereo se il pilota per voli molto lunghi volesse installare anche una vasca da bagno con degli elementi, vediamo, anche di idromassaggio. Il benessere dei piloti è fondamentale. I piloti durante 12-13 ore di volo come fanno? Come fanno? Certo. Autopilota e dormono. Esatto. Dai, si sa. Bello. Poi, ecco, questo è lo sneakers fatto però con un cetriolino, quelli che si prendono sott'accendo. Sneakers salutista. Chissà, magari. Ma questo potrebbe essere anche vero, Lei dice, io spero invece che sia Stati Uniti, un'aberrazione dell'intelligenza artificiale. Mamma mia, orrendo. L'ultima, hanno chiesto una probabile locandina del film Titanic 2, va nello spazio. Titani 2, dovrebbe essere Titanic, ma probabilmente c'è stato un errore. Quindi dopo essere affondato, esatto, si trova in un buco spazio-temporale. Magari la prossima volta chiediamo all'intelligenza artificiale una possibile trama di questo film, che insomma, bello, devo dire che mi incuriosisce. Mi piace Titanic già con la porta. Cioè, che galleggia. Stavolta mettetela la porta. Sì, che galleggia. Che grande almeno. Su cui stavano comunque. Il problema saranno gli asteroidi invece del ghiaccio. Sì, può essere. Io adesso vi. Ti fidi di me?
Ah, volete rifare la scena? No, no, grazie. Ma bene così. Devi spaventare! Infatti, sì. Io bacio. Torno invece a parlarvi di recensioni un sì. po' particolari. Ne ho preso alcune, sono 5 o 6. Allora iniziamo con la prima immagine, agevoliamo subito. Ecco, questa, insomma. Mia moglie è entrata in negozio 5 minuti prima della chiusura e la commessa ha detto che stava per chiudere. Un brutto biglietto. Non si fa, così. Fa. Non ma si fa. Che entri 5 minuti prima non va bene. Due stelle, infatti. Qua siamo in un... Ve la leggo. Una stella, eh. La location sembra top, ma purtroppo è morto il mio cane, quindi non sono andato. Servono anche carne di cani. Spero non il mio. La prenotazione online comunque è stata interessante. Ottima capacità conversativa della cameriera, che è riuscita a intrattenermi a lungo parlandomi della suddetta prenotazione. Ottima chiacchierata, si è resa disponibile anche a fare due parole, dato che stavo un po' giù per via del mio cane morto. Consiglio... candamente. Ma vabbè, dai, ma dai, questa è una battuta. Io penso che le persone non debbano fare le recensioni. È fintissima questa. Questo è Marco, dai. Comunque. Ciao Marco. Antonio. Ciao Antonio. Una stella. Per quello che abbiamo mangiato, 50 euro a testa, è stata una truffa a tutti gli effetti. Di certo non mi vedrà più e di sicuro. Per andare a mangiare della merce, scadenze ne faccio anche, almeno. Giusto. Meno, Il proprietario meno dice, delle scadenze. L'importante è che tutti i clienti sono rimasti soddisfatti e contenti. Forse lei ha qualche problemino, lo dirà, immagino. Ma secondo me entrambi, è così a occhio. Anche il proprietario. Sì. Ma la merce scadente. Che ha scritto tra l'altro tutto in maiuscole, non è mai. Ambito scolastico. Questa scuola fa proprio schifo, sono la madre di mio figlio. Sai, va bene. Che scrive del suo account. Torna ogni giorno lamentandosi della scuola. Sì. Gli insegnanti non fanno il loro dovere da insegnante. Ma le da palestre insegnante. Non possono essere usate, perciò signori... No, perciò, signori, non la consiglio a nessuno questa scuola. Scuola. Ettore, tra l'altro, regista, ha fatto bene la mamma a scrivere con la CAO. Sì, che ha rabbucciato adesso a vita. No. Loredana, abbiamo pranzato qui, carini e simpatici. Bene. Basta abbastanza buona. Basta è abbastanza buona. Però è tanta che devi dire buona basta. La frittura. Peccato perdersi in un bicchiere d'acqua. No. Cioè? Conto 40,10 euro. Pagato 50 euro. Mi portano il resto 9,90. Si commenta. Beh, che dire, si commenta da solo. E il proprietario ma è dice, meravigliosa questa. Sì, che non ha lasciato la mano. La sua recensione vale 10 centesimi. Ops, facciamo 5 visto l'errore che di partita. Che meraviglia. Mamma mia. Si sono persi in un bicchiere d'acqua. Peccato. Ma quando peccato. Non sai fare i conti che magari a me sembra che siamo in una società in cui tutti prendono bene tutto. Sono molto tranquilli. Forse c'è qualcos'altro, ce n'è un'altra, era l'ultima. Peccato, era l'ultima. Ne avevo un'altra, ma forse non l'ho salvata. Però carina. Se ce la vuole leggere lei a voce. Sì, guarda, se perché... cominciamo questa nuova stagione con l'incompetenza, allora facciamo pure. Leggo, perché sono venuto con i bambini e mia moglie anche per sentire buona musica. Due stelle in questo caso. C'era il video di questa musica. Peccato che c'era un gruppo death metal satanico in concerto che per finta dava fuoco a streghe, sgozzava bambolotti. Ho chiesto cortesemente se si poteva cambiare gruppo, non ho ricevuto risposta. Ma cos'era, una pasticcia? I figli non sono usciti molto. No, però tu pensa che belli in queste situazioni, quelli vicino alla casa. Però anche voi che andate nei locali e volete anche scegliere la musica, ma voi, un po' eccessivo. Voi... Hanno visto la promozione, il video promozionale, si vede che era un altro gruppo. O magari era un locale tutto death metal e quindi allora il gruppo era in linea con il resto. Ci può stare. Siamo arrivati in chiusura. Siamo arrivati già. Che bella però questa. Non ce l'abbiamo più una magia orribile e inutile. Ma tornerà. Ma anche no, anche perché no. Perché tu dici, ma durante l'estate sai quante cose sono accadute nel mondo della magia? Quante cose al mondo puoi fare? Perché il mondo della magia è in continua evoluzione. Accadono cose? O non accadono. È molto più probabile. Va bene, quindi appuntamento alla prossima puntata con questa nuova stagione di Mezzogiorno di Focus. Ci sarà della escapologia, quindi no? Abbiamo una formula di chiusura nuova? No, non so. Di non solito so. È ciao! Sì, di solito è quello. Ma invece quest'anno sarà arrivederci. Vabbè. Mezzogiorno di Focus.